Ciao, sono Tommaso di Tecnista e oggi vi risponderò a un quesito. Come si fa a preparare un pezzo e pulirlo da ruggine, calamina o addirittura vernice? Ecco, questa domanda ci è stata posta molto spesso dai nostri clienti che vengono proprio a questo banco e non sanno che esistono effettivamente dei prodotti che sono in grado, dei prodotti abrasivi, che sono in grado di svolgere questo compito alla perfezione. Ed ecco qua che entra in gioco il 3M Scotch Brite Clean and Strip X Pro. Questo disco è formato da essenzialmente carburo di silicio, che permette quindi la rimozione di ruggine, calamine, vernice dal pezzo senza togliere materiale sottostante. Quindi ha la particolarità di creare veramente pochissime scintille. La 3M adesso ha migliorato la resina di cui è composto per permetterne una maggiore resistenza essenzialmente, perché una volta questo disco era di un viola più acceso, ora è di un viola opaco, meno viola, diciamo. Quindi questo si può semplicemente mettere sulla smerigliatrice per preparare il pezzo prima della lavorazione. Però diciamo che parlarne non rende esattamente l'idea, quindi oggi vi voglio dare una chicca, sono riuscito finalmente a provare il prodotto io stesso e l'ho sperimentato in diverse situazioni che ora vi andrò a mostrare. Ok, adesso faremo un po' di prove con il disco XT Pro e userò una Flex, una smerigliatrice Flex da 1000 watt e ovviamente sarò protetto, guantini, mascherina, occhiali e da qualche parte, eccoli qua, l'archetto di protezione per l'udito. In questo caso sto togliendo semplicemente della ruggine e calamina da un pezzo di acciaio al carbonio. Vedrete che appunto non è così difficile la sua rimozione. In questo caso invece ci sono delle impurità e dell'ossido che si è formato sopra questo pezzo di alluminio con la scritta Maestro che ho trovato nell'officina, quindi non chiedetemi da dove salta fuori. E come potete vedere, anche su una superficie irregolare riesce a pulire dove il disco raggiunge più difficilmente la superficie. Infine, la cosa più importante è che questo disco può togliere anche la vernice. Lo vedrete qui in questo video in cui c'è un tubo di metallo con della vernice blu sopra e il disco riesce effettivamente a togliere solo la vernice e non il materiale sottostante, creando effettivamente pochissime scintille. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, dateci i vostri feedback, i vostri commenti, se conoscete già il disco, se non lo conoscete lo potrete trovare sul nostro sito tecnista.it. Non lo riuscite a trovare? Non è un problema, scrivetemi su WhatsApp al 348 60 18 421
oppure ci potete anche chiamare allo 0431 621 270 o addirittura scrivere un'email a info@tecnista.it. Cosa vi posso dire inoltre? Che siamo su Facebook, Instagram e YouTube e che non vediamo l'ora di sentire cosa avete, quali sono le vostre esperienze con questo disco della 3M Scotch-Brite Clean & Strip XT Pro. Sì! Ciao!